Non è avvia, mi occupo di sviluppo energetico compatibile e vi parlo quest'oggi di come abbiamo la direttiva Emission Trading e di come in Italia abbiamo, diciamo, tentato, stiamo tentando di attuare la direttiva che ha istituito un mercato europeo degli scambi dei permessi di emissione in maniera tale da evitare che l'applicazione di questa direttiva porti ad aumenti dell'energia, ad aumenti dei prezzi dell'energia elettrica, che sarebbe assolutamente in contrasto con quanto è stato fin qui detto. Cioè, tutti vi hanno parlato di maggiore efficienza del sistema che porta a risparmi e a abbassamento dei prezzi. Io vi parlerei di aumenti di prezzi, spero di non doverlo fare da qualche mese. Oggi vi dico che la direttiva Emission Trading, diciamo, si inserisce in quello che fino a pochi mesi fa era il processo unilaterale da parte dell'Unione Europea di adesione, di adesione, di applicazione del protocollo di Kyoto. Ora non si può più parlare di processo unilaterale perché con la ratifica da parte della Russia, che tutti voi avete letto sui giornali, il protocollo di Kyoto è una realtà e entrerà in vigore nel 2005. Quindi la direttiva, diciamo, rappresenta una parte l'emission trading è uno dei tre meccanismi flessibili introdotti dal protocollo di Kyoto, che parte dal principio che conviene fare gli abbattimenti delle emissioni di CO2 dove è più economicamente conveniente, visto che poi l'effetto sul clima globale è lo stesso. Previsivamente la direttiva Emission Trading prevede che dal 1 gennaio del 2005 nessun impianto potrà emettere CO2 senza avere un'autorizzazione. Viene elaborato un piano nazionale di assegnazione delle quote di emissioni che deve essere sottoposto all'approvazione della Commissione. Il piano contiene diciamo, i tetti settoriali, non tutti i settori sono inclusi, poi vi mostrerò velocemente una slide con i settori inclusi, un piano settoriale e modalità di assegnazione delle quote ai settori e in seguito agli impianti. Secondo il sistema Cap and Trade previsto dalla direttiva, al termine di ciascun anno il gestore dell'impianto restituisce le quote che ha consumato, perché si erano annullate, a un registro nazionale, se ha consumato più di 40 delle quote che gli sono state assegnate all'inizio dell'anno a titolo gratuito, deve comprare quote sul mercato europeo. Se invece ha consumato di meno, queste quote le può tenere per il successivo anno all'interno del periodo oppure invece le può commercializzare. Adesso è una cosa che non ve la posso far vedere. Comunque i settori che sono sottoposti alla direttiva sono il settore termoelettrico, l'applicazione, gas, ceramica e laterizi, vetro e acciaio. Gli impianti che sono sottoposti alla direttiva, secondo i dati che noi abbiamo tratto diciamo, dal procedimento top-down, sono circa 2.000, per cui una grossa massa di impianti. Questo procedimento top-down deve essere integrato da una successiva verifica bottom-up che sarà effettuata in questi giorni. Arriveremo alla quantificazione precisa del numero di impianti sottoposti alla direttiva e dunque avremo la possibilità di procedere all'assegnazione delle quote anche per impianti. I criteri che abbiamo utilizzato nel piano che abbiamo consegnato a luglio alla Commissione europea sono criteri differenziali secondo il settore per gli impianti industriali, cemento, laterizi, quello che ho elencato prima. Abbiamo usato un criterio storico per cui i permessi saranno assegnati per ciascun pari alla media del triennio precedente dal 1992. Per raffinerie invece abbiamo usato un criterio previsivo perché in questi anni le raffinerie stanno attuando la direttiva autoloide, quindi cambiando in maniera sostanziale la qualità della loro produzione e dunque avranno bisogno di avranno maggiori consumi energetici e maggiori emissioni. Per il settore termoelettrico abbiamo utilizzato un benchmarking sulla tutela tecnica disponibile con un aggiustamento a secondo delle ore di effettivo funzionamento di effettivo funzionamento dell'impianto. Questo l'abbiamo fatto per il settore termoelettrico perché diciamo,
con le vicissitudini di questi anni del settore e le nostre modifiche dall'alta risoluzione del mercato ci inducono a pensare che almeno per questo triennio non possiamo diciamo così caricare il settore termoelettrico anche di ulteriori incertezze che verrebbero dalla non prevedibilità di quante quote alla fine dell'anno vorranno acquistare ovvero avranno la disponibilità. Nel fare questo abbiamo applicato una metodologia che a nostro avviso, e in questo siamo stati anche importanti dalla segnalazione dell'autorità al governo, che a nostro avviso non ha un impatto neutrale sul prezzo, o almeno quasi neutrale, e comunque arriva a conseguire fini ambientali, perché abbiamo comunque mantenuto nella riassegnazione delle quote che faremo a fine anno, abbiamo comunque mantenuto una distinzione secondo le composizioni più o meno impegnate. La situazione attuale della direttiva è la seguente: noi ancora non abbiamo il recepimento totale della direttiva nella legge nazionale. Non ce l'abbiamo noi, non ce l'hanno moltissimi dell'Unione Europea. Abbiamo un piano nazionale di estensione delle quote sottoposto all'esame della Commissione. Il nostro piano non è stato ancora pubblicato, nel senso che non è stata presa la decisione politica della Commissione, che tra l'altro poi si è sentita l'altro giorno. Diversi altri paesi europei, oltre una decina di paesi europei non hanno un piano ancora approvato dalla Commissione e alcuni non hanno proprio presentato il piano. Noi abbiamo presentato il piano, attendiamo la regione comunitaria nel quale sono tutti i livelli di delega di recepimento per fare il recepimento. Il governo ha emanato pochi giorni fa un decreto legge che ci consente di fare sin da subito le due operazioni che dobbiamo fare prima della fine dell'anno, cioè chiedere a tutti gli impianti sottoposti alla direttiva di fare la domanda di autorizzazione alle emissioni di CO2 sin dal 1 gennaio, questo perché questa è una norma della direttiva che non necessitando di norme applicative è direttamente vigente negli ordinamenti nazionali, e chiedere agli impianti i dati storici e previsibili che ci serviranno a circostanziare la relazione che abbiamo presentato. Grazie a tutti.